Sembra che non ci sia nessuno. Dove sarà andato? E tu chi sei? Cerco lo scriba. Come il resto di Yebu, nessuno l'ha più visto da ieri. Devo trovarlo. Beh, trovalo da te. Tu sei grande e forte. Perché dovrei sapere dov'è? Io sono solo il suo datore di lavoro. Aspetta, aspetta. Non ce la faccio a vederti così abbattuto. Prova al villaggio del cacciatore, predilige la carne esotica. Tu sai cosa intendo? No, non lo so. Ippopotami, no? O forse al villaggio dei papiri per comprare altra carta? Ti ringrazio. No, grazie a te, Neb. E se lo trovi, digli che è licenziato. Segni di lotta. Non promette bene né per lo scriba, né per il documento. I banditi l'hanno assalito. Mi serve quel documento. Forse hanno portato i suoi averi al campo. Meglio non attirare l'attenzione. Ho un colpo fatto! Proteggiamo il Neb! Non puoi fuggire! Così ridendo la frattina!
Sembra che sia già stata abbordata. Oh, tutto questo cibo andrà sprecato. Oh, tutto questo cibo andrà sprecato. Sangue. Qualcuno ha trascinato un corpo fino al limitare del ponte. Ma dov'è finito? In acqua. Che sia un diversivo. C'è stato uno Hanno torturato i marinai. C'è molto sangue. Qualcuno ha trascinato un corpo. Hanno totalmente ignorato il carico. Cercavano informazioni, non denaro. Terricotte. Pezzi pregevoli. Il bastardo è scappato. Qualcuno ti ha rubato il cavallo? Veniva dalla nave? Sì, un demone dai capelli rossi. È uscito dal fiume come una lontra. Ha rubato Cadimede ed è scappato verso il villaggio dei trafficanti. E i tuoi abiti? Un uomo non può più farsi una nuotata rinfrescante senza che ladri e vagabondi ne approfittino. Che cosa dovrei fare adesso? Ah, chiedi a Sobek di restituirti le vesti. Andrò al villaggio dei contrabbandieri. Ci sono parecchi criminali a cui serve una lezione di storia. Sutek? Ovvio. Quanti ladri dai capelli rossi esistono? Cosa? Non sono un ladro, Bayek. E l'asta di tuo zio? Il cavallo del pescatore? Le fai sembrare brutte cose. So che eri sulla barca. Di chi è? I problemi mi inseguono sempre. Cosa c'entro io con quei dissacratori? Non ho colpe se uno era mio parente e l'altro mi paga lo stipendio. Oh, la nave, Sutek! Ah, sì! Quella sì, che era un'avventura. Ero assorto nel lavoro quando ci hanno abbordati. La ciurma era nel panico. Io ero calmo come l'acqua di un'oasi. Urlavano a Merti di venire fuori, ma lei non era a bordo. Cosa? La mercantessa? Hanno setacciato l'intera nave e ucciso chiunque l'intralciasse, finché non hanno trovato il capitano. L'hanno trascinato fuori, urlava e scalciava.
Hanno ucciso i suoi uomini davanti a lui finché non ha detto loro dov'era. Ero rimasto solo io. Coccodrilli di sotto, soldati tutto intorno. Sono fuggito in maniera clamorosa, buttando un cadavere in acqua per distrarre le belve. Ora che hai celebrato il tuo eroismo, dov'è Merti? Forse alla sua villa a ovest di Ebu, la casa del Loto Blu, accanto a quelle belle cascate. Posso venire con te? Battermi al tuo fianco? Ci penso io. Tu sta lontano dai guai. Certo, certo. Mi chiedo, come si fa a diventare contrabbandieri? Lo chiedo per un amico. Merti a visite. Meglio stare bene attenti qua. Tu hai portato i soldati alla mia porta? Tu mi hai mentito a Tebe. Perché non provi a ragionare? Ti ho detto ciò che potevo. Se avessi tradito gli altri, ora sarei morta. La reliquia. Sapevi del suo potere? No. Non finché sei venuto da me portando sangue e un debito da ripagare. Il debito c'è ancora. Il tuo Atom. L'abbiamo cercato senza alcuna fortuna. È solo una favoletta, di ordine, verità e giustizia, scritta sui muri della tomba di un eretico. Dopo ciò che è successo, ho smesso di cercare. Che è successo? Omicidio. Un poveretto che voleva fermare le nostre impietà.
Non so chi fosse, non ho voluto saperlo. Ma quell'avidità ha reso il mio cuore così pesante. Puoi alleggerirlo. Quando sei venuto a Tebe, ho ripreso a cercare e ho capito che qualcuno l'aveva trovato. Hai scoperto chi ha la reliquia? Questo è ancora un mistero. Ma non è fatta per gli uomini, racchiude il potere degli dei. E non ci vorrà molto prima che qualcuno scopra come padroneggiarlo a pieno. Che Amon ci aiuti allora. Il frutto della mia ricerca. L'ho comprato da un antiquario alla necropoli dei nobili. Dice che la reliquia era usata in un rituale di Maat. Un rituale ormai dimenticato. Tienilo. Io vado via da questa maledetta terra. Colui che pesa i cuori è qui per me. Fatemi da parte!
Tu hai tradito il nostro popolo! Non ti importa nulla dei nostri antenati! Profani le loro tombe! La nostra storia! Adames le saccheggerà anche senza di me! Almeno così posso proteggerle! Proteggerle! A te interessano soltanto i soldi! Altre dracme da perdere giocando a dadi! Sacerdotessa, vi prego, siate cauta. Credetemi, giustizia sarà fatta. Questi non sono faraoni, ma nostri fratelli, padri, madri. E credi a me, le nostre madri avranno vendetta. Ormai per te è un'abitudine, Bayek, arrivare sempre all'ultimo. Da quando lavori per dei ladri di tombe, da Hemet? La nostra lite alla casa da gioco non è passata inosservata. Potevo scegliere la prigione o aiutare i soldati a catalogare le tombe. Ah, sei tu l'antiquario di cui parlava Merti. Hai fatto ricerche sul rituale di Maat? Perra, abbassa quella voce! Ah. Se Adames e i suoi scoprono che gliel'ho nascosto. Vieni con me. E ti prego, vedi di non attirare l'attenzione su di te. Le incisioni di Maat sono lì, nella necropoli dei nobili. Aspetta, Bayek. Non ho avuto modo di esaminarli tutti, ma ho visto adoratori dai capelli rossi e un globo. Aspetta. E se fossero discendenti di Ramsete? Ah, parlando del grande faraone, ho un papiro davvero molto interessante che... Forse dovrei vedere il rituale di persona. Stai attento. Le tombe brulicano di uomini di Adames. Se trovi il globo, potresti mostrarmelo? Una reliquia tramandata a noi dagli dei capita soltanto una volta nella vita. Una? Magari fosse così. Che la tua lama sia sempre salda contro il nemico, Bayek. Venire qui. Gente che venera la reliquia. Servi di Akhenaton. Ma i raggi sono spariti. Ehi!
Sono più veloce io. Eccoti qua. Ti taglio la gola. Discendenti di cui parlava da Emmet. Una donna tiene la reliquia alzata. La moglie di Aton. Nefertiti. Allora conteneva un potere reale. O era solo simbolico? Stanno portando avanti i discendenti di Ramsete. E la cerimonia? Non era dedicata alla dea della verità, ma a un altro dio. Le due piume di Amon. Il rituale rigenera Maat in tutt'uno sotto il cielo, in onore del signore di Tebe. E la sposa divina al suo fianco. I sacerdoti hanno la reliquia. Mi ha ingannato sin dal principio! Isidora ha evocato la maledizione dei faraoni. Voleva giustificarsi con me. Il litigio di Isidora con Tehemet. Che sua madre sia sepolta qui. Ti ha lasciato delle offerte per espiare le colpe dei profanatori. Un appunto di Isidora. La madre di Isidora siede alla destra di Amon, come sposa del dio. I razziatori hanno ucciso Midocris quando lei ha tentato di impedire il saccheggio delle tombe. Isidora ha dovuto seppellire sua madre. Il globo e l'eredità di sua madre sono passati a lei. Ha giurato di vendicarla, ma non aveva i mezzi per farlo. Finora. E poi, anni dopo, Merti è venuta per cercare di fare ammenda per le azioni altrui. Origine della maledizione. Una bambina privata della madre che chiede vendetta agli dèi.
Guarda un po' qui e dimmi cosa vedi. Vedo te, esattamente dove ti ho lasciata, a cercare vecchi papiri e perdere tutti i tuoi averi ai dadi. La conoscenza non è sempre saggezza, Bayek. Lo sai chi era Ramsete II, sì? Eh? Il grande faraone, padre di centinaia di figli. Eh? Lui è il faraone risorto. Come lo sai? Semplice, è scritto qui. Strano, perché sembra vecchio di 1000 anni. Un grande re dall'anima frammentata. Non dice perché è qui. Per vendetta? O ha delle faccende in sospeso? Come tutti noi. Aspetta, Bayek. Fammi finire prima di farti uccidere. Il nome del faraone. L'ombra del faraone. L'antico rituale è tutto qui. Affascinante. Se è come gli altri, so già cosa devo fare. Ma mi serve quella pergamena. Certamente. Quindi, parliamo del mio onorario? Oppure potresti darmela per pura bontà d'animo. Ah, a meno che tu non abbia già perso il suo valore giocando ai dadi. Prendila, te la regalo. Ah. Che Ra ti assista, Bayek. Lib del faraone, il suo Sheut e il suo Ren. È così che potrò placare il grande Ramsete. Devo farmi vedere qua. Cosa? Fatti ammazzare! Te la faccio pagare cara! Ridicolo!
più il passato dell'Egitto. Thank you.